nostro Signore, solo in Lui confidiamo, è l'Eterno Sovrano, siamo sicuri in Sua mano. Divise il Mar Rosso col solo Suo Dio, non ci lascerà giammai, con noi resterà. Grande è il nostro Signore, cose grandi Egli fa, e le folle sfamò, e le acque calmò, guarì leprosi, gli spiriti scacciò. Signore non potrà mai cambiare, e la pace ci dà, e la felicità, se tu lo vorrai, e in te cos'sarà, e ti condurrà nel cielo per l'eternità. Gloria a Dio, sono il fratello Michele di Cosmo e vi saluto nella pace del Signore, voi fratelli della comunità di Rimini, saluto il fratello Ramunno Daniele e sono contento di poter meditare un passo e di poterlo inviare a voi. Sono il fratello Michele di Cosmo, come detto prima, che è responsabile di due comunità piccole della provincia di Bari, precisamente Giovinazzo e Bitonto. Se qualcuno conosce questi paesi in provincia di Bari, molto vicino a Bari, e saluto anche la famiglia Barbetta, il fratello Tonino, che cura la comunità di Bellaria, con il quale siamo veramente molto vicini, ci sentiamo spesse volte, ci vediamo una volta all'anno e spero quest'anno di passare, se la situazione cambia, ancora da Bellaria, venirvi a salutare nella comunità di Rimini. Il Signore mi ha messo nel cuore un passo della parola di Dio molto semplice, un solo verso che volevo leggere a voi, anche a me, e che mi ha veramente consolato in questi giorni. È la parola di Dio che porta la consolazione nella nostra vita in questi giorni e in questi momenti. Lo troviamo in Luca 18, Luca capitolo 18, il verso 1. Luca capitolo 18, il verso 1. E il Signore sia lodato. Propose loro, è Gesù che propose loro una parabola, per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi. Piccolo come verso, ma molto importante. Gesù propose loro una parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi. Solo un verso. A questo verso però, se avete la parola della Bibbia aperta, potete vedere come il Signore poi racconta due parabole che hanno un epilogo abbastanza importante. Tutte e due le parabole, quella della vedova, il giudice, e quella del fariseo, il pubblicano. Queste due parabole ci ricordano l'efficacia della preghiera, la forza della preghiera, l'insistenza di una donna vedova nei confronti di un giudice, e che poi riceve giustificazione. E poi la semplicità nella preghiera, ma la forza di una preghiera semplice da parte di un uomo poco considerato. I pubblicani non erano molto simpatici all'epoca della vita di Gesù, e però ottiene anche lui giustificazione. E quindi possiamo dire una cosa molto importante, ammettere: se abbiamo conosciuto il Signore, se lo stiamo conoscendo, se lo sentiamo nella nostra vita, noi crediamo nella preghiera, nell'efficacia della preghiera. È stato direttamente Gesù a insegnare ai discepoli a pregare,
quando pregare, come pregare. E oggi lo Spirito Santo ce lo ricorda e ci invita a pregare per il momento difficile che stiamo attraversando, ma abbiamo il Signore dalla nostra parte, abbiamo il Signore nella nostra vita. E quindi per Gesù era un dovere positivo, non era una pesantezza, non era noia, non era una perdita di tempo, è un dovere positivo. E appena e quando, ecco, l'ho letto questo passo, mi sono chiesto, Gesù per dirlo ai discepoli, e non una sola volta, diverse volte ha puntato su questo argomento della preghiera, per dirlo ai discepoli ha avuto dei motivi. E lo Spirito Santo mi ha fatto comprendere alcuni dei motivi per cui Gesù è stato forte, categorico in questa parola, prima di descrivere le parabole, che dovevano pregare sempre e non stancarsi. Uno dei motivi, un primo motivo che vuole essere anche per noi un insegnamento, a pregare sempre, a non stancarci, è che Gesù conosceva bene i suoi, li conosceva bene e sapeva bene che dopo qualche tempo sarebbero rimasti soli, si sarebbero smarriti, avrebbero avuto momenti difficili, potevano rischiare, potevano venire meno, potevano abbattersi, ragionare come gli altri, potevano essere trascinati dalla prova, dalle angosce, dalle paure e scivolare come fanno tanti, scivolare anche e fare gesti inconsulti, cioè gesti che derivano dall'istinto, senza senso, senza riflettere. Li conosceva bene e allora ha voluto anticiparli, li ha voluti anticipare, dovevano pregare e non stancarsi. Noi dobbiamo fare la stessa cosa, perché in questo momento difficile che stiamo attraversando, molti possono essere trascinati dalla paura, dalle preoccupazioni, dai dolori, dai lutti, dalle disgrazie. Ma il Signore vuole che rimaniamo uomini e donne di preghiera, che nelle chiese, anche se chiuse, nelle case, dobbiamo continuare a pregare. Quella vedova ha insistito ed è stata ascoltata. Quel pubblicano, nella sua semplicità, ha insistito, ha aperto il cuore ed è tornato a casa giustificato. C'è un altro motivo per cui il Signore raccomanda ai discepoli di pregare sempre e di non stancarsi. E lo Spirito Santo lo vuole trasportare a noi in questi giorni. Quindi il primo è che lui conosceva bene la natura dei suoi. Conosce bene oggi il Signore la nostra natura e ci chiede non un sacrificio, ci chiede appunto di dedicarci un po' di più, dedicarci alla preghiera e non stancarci, ma un altro motivo che attraverso questo dovere positivo di pregare, attraverso la preghiera, potevano vedere la mano del Signore sistemare ogni situazione, scendere in mezzo a loro e sistemare ogni situazione. Gesù non ha raccomandato di pregare sempre senza stancarci in maniera invana. Lo ha fatto perché era consapevole, sapeva la natura e sapeva che poi poteva rispondere e sa rispondere alla preghiera dei giusti. Il suo esempio è stato recepito dai discepoli, il suo esempio è stato recepito dagli apostoli e in mente mi arriva l'esperienza dell'apostolo Paolo. In tutte le epistole lui prega un po' per sé, poche per volte per sé, ma prega per le chiese, prega per i popoli, prega per le autorità, per i governanti, prega per gli altri. E mi viene in mente, vi ricordate, un passo in cui negli Atti lui è un altro discepolo del Signore, Sila. Erano nel carcere di Filippi a causa dell'Evangelo, rinchiuso e scritto nella parola di Dio nella parte più interna del carcere. Non si potevano muovere. Erano quasi in quarantena, come noi.
una pesante quarantena li stava scontando, un po' come la nostra quarantena. Siamo in casa, ma non ci possiamo muovere. Siamo in casa, ci sentiamo liberi in casa, ma prigionieri fuori. È come se avessimo dei ceppi, non possiamo muoverci, non possiamo raggiungere altri. Stiamo lottando contro un nemico invisibile. Ma come l'Apostolo Paolo, vogliamo pregare, continuare a pregare per le autorità politiche, per le autorità sanitarie, per i medici. Dovevano pregare sempre e non stancarsi. E allora, verso la mezzanotte, e quella mezzanotte ci fa ricordare un po' verso il culmine della situazione, i due iniziano a pregare, ricordano l'insegnamento del Signore, iniziano a pregare, iniziano a dare il Signore, ed è scritto che il Signore scese e li liberò. Per parola di Dio, per l'opera dello Spirito Santo, come credenti vogliamo pregare, non stanchiamoci di pregare, per vedere la sua mano in questa situazione che ha travolto il nostro paese, l'Europa, la nostra Italia, da nord a sud, da est ad ovest. Voglio il Signore veramente che scenda e libera i nostri passi e spezza via le catene del ceppo e spezza via ogni situazione, perché vogliamo continuare a lodare il Signore. Quindi il Signore, per averlo detto, di dovevano sempre pregare e non stancarci, aveva dei motivi. Li conosceva e ci conosce il Signore, e solo attraverso questa attitudine del credente alla preghiera lui può scendere per liberare. E poi c'è un altro motivo, c'è un terzo motivo, con questo concludo questa breve meditazione, che il Signore ha consigliato di pregare sempre a non stancarci, perché vedeva oltre, perché vedeva oltre quello che doveva fare. Anche per noi deve essere la stessa cosa. Se il Signore ci chiede, lo Spirito Santo ci invoglia a pregare, a non stancarci, perché c'è qualcosa dopo. C'è qualcosa dopo che possiamo fare con l'aiuto del Signore. Dopo la croce, dopo la morte, dopo la resurrezione di Gesù, quando tutto quello che Gesù aveva fatto, insegnato, sembrava terminare agli occhi dei credenti, agli occhi dei discepoli, agli occhi degli apostoli, ecco che i 120 ricordano la promessa di Gesù. E allora, anziché andare alla festa di Gerusalemme, sono rimasti a pregare, non si sono stancati di pregare per diversi giorni, ed ecco arrivare dall'alto la promessa del Signore. Li riempì, li battezzò e furono usati per l'opera del Signore. Quindi possiamo dire: Signore, tu ci chiedi oggi, in questo breve passo, che dobbiamo pregare sempre e non ci dobbiamo stancare, perché ci conosci bene. Possiamo cadere, scivolare, perché vogliamo essere pronti, vogliamo vedere la tua mano, ma soprattutto perché tu vedi oltre. Tu vedi oltre e noi vogliamo essere usati dopo. Quando finisce questa quarantena, quando finiscono questa situazione, viene quasi eliminata, vogliamo essere pronti ad essere usati da te. Il Signore ancora oggi porta avanti il suo popolo, ancora oggi ancora oggi dice un salmo: non sonnecchia e non dorme, ancora oggi ha la situazione nelle sue mani. Noi invece vogliamo credere che il Signore è ancora il Signore della gloria, che il nostro Dio non sonnecchia e non dorme, che il nostro Dio è ancora il nostro pastore. Ma dobbiamo continuare a pregare e non stancarci. Così anche nei momenti difficili possiamo realizzare un'altra promessa del Signore, un'altra realtà che vede i credenti in prima linea. Quella benedizione che il Signore ha dato a Mosè per il popolo in Deuteronomio, al capitolo 28, il verso 10. Noi vogliamo realizzare anche questo, anche se siamo da soli nelle case, anche se non possiamo uscire, anche se siamo con la preghiera, l'insistenza della preghiera, con la perseveranza nella preghiera, vogliamo realizzare questa benedizione. A Mosè dice, fa scrivere,
E lo dice anche a noi il Signore questa sera: gli altri vedranno che tu porti il nome del Signore, insomma, che tu appartieni a me. E noi vogliamo dire: Signore, stiamo pregando, non ci dobbiamo stancare di pregare per vedere la sua mano veramente spazzare via ogni situazione in cui ci troviamo in questo momento. Però da questa situazione gli altri vedranno che io, te, le chiese, i credenti, i fratelli, portiamo il nome del Signore a chiunque ha bisogno. Noi vogliamo parlare del Signore. E quei discepoli che, sceso dall'alto solaio, ripieni di forza, ripieni di potenza, andarono per il mondo a predicare l'Evangelo. Noi vogliamo dire: Signore, grazie per le tue promesse, ma soprattutto oggi ci chiedi, ci consigli di pregare sempre e di non stancarci. E dopo noi vogliamo, come Isaia, dire: Signore, davanti a tanta situazione, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nei condomini, possiamo dire: usati di me, manda me per far conoscere che tu sei il Re di gloria, il Dio eterno, il pastore delle anime, colui che ha sempre la soluzione nella sua parola. E noi vogliamo dire: Signore, benedici ogni la tua opera ancora oggi, ogni comunità, ogni fratello, ogni sorella, anche se sono nelle prove, negli affanni, nelle preoccupazioni, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. E quella che abbiamo letto, quello che stiamo leggendo, sono promesse del Signore. Non ci vogliamo allontanare dalle promesse del Signore, perché Lui è il nostro Dio e Lui, come ho detto, non sta sonnecchiando e non sta dormendo, ma sta cercando uomini e donne che pregano e non si stancano per poter portare avanti il nome di Gesù, il benedetto, il eterno. L'anima mia or si umilia a te, perché sei degno di essere lodato, tu sei degno di essere adorato, sei Dio e Salvatore, sei Re Consolatore. Tu sei mio Padre, Dio d'amor. Ti dono, Signore, il mio cuore, la mia vita offro a te in adorazione, amandoti in verità e confidando. L'anima mia or s'umilia a te, perché sei degno di essere lodato, tu sei degno di essere adorato, sei Dio e Salvatore, sei Re Consolatore. Tu sei mio Padre, Dio d'amor, perché sei degno di essere lodato, tu sei degno di essere adorato, sei Dio e Salvatore, sei Re Consolatore. Tu sei mio Padre, Dio d'amor. Tu sei mio Padre, Dio d'amor.